Preso questa settimana di riposo perché dopo Cagliari comunque c'era questa distrazione muscolare, però non volevo esserci contro la Lazio, non so se ho fatto bene o ho fatto male, però volevo esserci. Adesso mi trovo un po' a dovermi ridimensionare, perché comunque devo star fermo, perché questo problema giocando contro la Lazio mi si è riaperto un po' una cicatrice che mi si era formata a Cagliari. Giuseppe, alcuni tuoi compagni nel post Lazio hanno puntato l'accento sulla mancata reazione dopo il gol iniziale, su uno scollamento tattico, mentre il mister ieri prevalentemente ha parlato di una mancata reazione a livello mentale, di atteggiamento psicologico. Tu a cosa imputi? Ma secondo me potenzialmente è stata una reazione che non è da una squadra di Serie A, ma non dovuta a qualcosa di tattico o a qualcosa di mentale. Secondo me era semplicemente una squadra più forte dell'altra, cioè semplicemente una squadra dove ci ha messo su, e poi è normale che comunque inconsciamente noi abbiamo pagato anche la pressione dell'importanza di questa partita, perché noi sapevamo che venivamo da due risultati importantissimi in casa col Palermo e a Cagliari, e vincendo e comunque sì, o facendo risultato contro la Lazio potevamo metterci in una posizione ancora migliore in classifica. Però io non penso che ci sia stato un problema tattico, perché quando si parla di problemi tattici si cade nel banale, secondo me, perché alla fine quando giochi in Serie A, se vedi e noti un problema tattico in campo lo tamponi subito, quindi per me non è assolutamente un problema tattico, per me è solo un discorso di forza dell'avversario, che comunque se poi abbiamo fatto una pessima partita siamo i primi a saperlo. Questo qui io personalmente posso solo scusarmi con il tifoso del Pescara, perché sappiamo benissimo e so benissimo quanto ci tiene a questa partita. Io voglio dirti un'altra cosa, tu qualche partita in Serie A l'hai giocata. Sì. Questa città, voi ve la sentite comunque addosso, questi tifosi comunque ve li sentite con voi, come tu, dalla tua esperienza, che giudizio dai a questa piazza? Ti faccio questa domanda perché Stroppa ieri in conferenza stampa ha detto: vedo troppa negatività e troppo pessimismo a questa squadra. È una squadra neopromossa, una squadra che ha fame di calcio, che ha sbalato fine anche per il bel calcio. Secondo te c'è questa troppa pressione, questa troppa negatività che il vostro allenatore avverte attorno alla squadra, o secondo te probabilmente c'è la giusta pressione, c'è il giusto equilibrio anche per lavorare con le pressioni esterne? Ma secondo me le pressioni, comunque io ripeto sempre che quando giochi in Serie A significa giocare al massimo livello di uno dei campionati più importanti europei, quindi io penso che la pressione sia anche qualcosa di normale a questi livelli. Se noi pensiamo che la pressione possa essere qualcosa che nel calcio italiano dobbiamo noi come calciatori possiamo rimanere sereni e tranquilli, è impossibile, è matematicamente impossibile poter rimanere tranquilli in un campionato così, così importante. Però io personalmente so cosa significa il Pescara Calcio per il pescarese, perché comunque essendo nato a pochi chilometri da Pescara, a 100 chilometri da Pescara, io so benissimo che in realtà possa essere Pescara. Però ti posso anche assicurare che le pressioni fanno parte del calcio e dei calciatori. Per quel che riguarda la negatività, io penso solo che il mister la intenda come un discorso dove ci sono comunque tanti giocatori giovani e che hanno bisogno comunque magari anche di essere tra virgolette, di avere una tranquillità mentale tale da potersi esprimere al meglio, ma non che noi possiamo subire della negatività o che attorno a noi ci possa essere della negatività. Penso che il mister voglia intendere che possiamo e dobbiamo noi personalmente essere più liberi mentalmente. Ma forse c'è un po' troppa esigenza, cioè
stando in questi giorni in città, mi sono reso conto di esattamente, forse di una cosa un po' eccessiva. Ieri l'ha fatto notare anche Immobile, è una città che pretende moltissimo, e invece è comunque una squadra che è appena arrivata in A, qui hanno privato i tre giocatori che di fatto l'avevano provata in A, senza forse sostituirli nel modo dovuto, e a 7 punti, quindi forse è esagerata un po' la critica. Ma questa non sta a me, anche perché io poi magari gioco anche in un ruolo di un giocatore che è stato, che secondo me è uno dei talenti più forti del calcio italiano, forse il calcio europeo. Quindi però ciò che posso dire è che comunque il Pescara è anche vero che è stato parliamo di tre giocatori importanti, Verratti, Insigne, però non dimentichiamo i vari Sansovini, Capuano, Cascione, quindi questi sono giocatori che alla fine sono rimasti qui, e io continuo sempre a sentir parlare Zanon, Balzano, quindi adesso mi vengono in mente, però continuo sempre a sentir parlare di giocatori che hanno portato il Pescara in Serie A. Io penso che comunque Anania è stato tra i migliori portieri della cadetteria, Sansovini è stato importante e comunque non se ne parla. Cascione ha fatto, io penso che abbia avuto una media pagella di 7 e mezzo, penso tutto il campionato. Quindi secondo me dobbiamo solo levarci di dosso questa negatività che tu dicevi, ma non negatività intesa come città, negatività intesa come qualcosa dove noi attualmente siamo in Serie A, ma non di passaggio, siamo in Serie A perché siamo giocatori a Serie A, quindi ci possiamo stare e dobbiamo guardare in faccia i nostri avversari senza avere timori reverenziali. Quindi per me problemi non ci sono, poi è normale, stiamo parlando di un post partita contro una squadra importante come la Lazio, e di una partita importante per i tifosi del Pescara, era la partita più importante dell'anno. Quindi dopo 19 anni infatti è la partita più attesa. Io vorrei anche fare una considerazione, perché è verissimo che la nostra piazza insomma è una delle più calde, insomma, cioè, alla fine la tifoseria, ma alla fine non sta accadendo, a parte la partita, l'ultima partita, e la sconfitta forse è stata un po' più pesante proprio per anche per aggressi della tifoseria, ma non sta accadendo assolutamente. Ma no, ma io posso assicurare che se io fossi stato un... Non hai sentito la se io fossi stato contro, insomma, no, 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 ma io posso assicurare che se io fossi stato un tifoso del Pescara, io avrei fatto... No, avrei fatto totalmente, cioè ugualmente le stesse cose che hanno fatto loro. Cioè, quindi magari aver fatto prima della partita e dopo la partita, avrei avuto lo stesso comportamento loro. Quindi non, assolutamente qui non c'è niente da dire. Però è normale che se si parla di in città, io non so cosa possa succedere. Però noi abbiamo 7 punti, lo dicevo prima, abbiamo tutto il tempo di poter risistemare le cose, di poter riorganizzarci e poter fare. Poi è normale, noi abbiamo bisogno dei tifosi, abbiamo bisogno di poter comunque avere dei giovani importanti, perché noi abbiamo giovani di grande valore, che è normale che se si sentono sotto pressione non possono e non potranno mai svolgere al meglio il proprio lavoro. Sicuramente certo. La serenità aiuta tutti, più giovani, esatto, e quelli con più esperienza. Per quanto riguarda il concetto ieri di negatività che ha cacciato Stroppa, sì, era più per un fatto di non vedere sempre le cose che non vanno, invece quelle che forse stanno andando. Esatto. E voi come crescita di gruppo, tu all'interno della squadra, avendo anche più esperienza rispetto a molti altri, che idea ti stai facendo di questa squadra? Sta effettivamente crescendo? C'è una gerarchia anche all'interno dello spogliatoio? Oppure le cose stanno andando per il verso giusto? Ma io penso che alla fine hai fatto anche una disamina abbastanza giusta, cioè nel senso, l'esempio di negatività il mister la portava secondo me come si tende sempre a vedere il bicchiere mezzo vuoto che il bicchiere mezzo pieno, e secondo me ci sono anche tante cose di positivo, perché andare a vincere in una piazza come Cagliari, dove comunque giocano per vincere, perché altrimenti mandano via l'allenatore, noi andiamo lì ad espugnare il Cagliari, non è facile, quindi significa che comunque noi delle nostre crescite interne le stiamo avendo. Vincere anche all'88esimo contro il Palermo significa che comunque tu ti trovi lì per poter realizzare questo punteggio. Quindi secondo me in questo momento qui bisogna comunque stare sereni, perché noi non potevamo pensare di poter avere 10-11 punti. Poi è normale, si parla di una partita, di qualcosa, di una sconfitta importante, hai subito in 7 partite 14 gol, noi ne siamo consapevoli, perché noi quando tutti tornano a casa dopo una partita non stiamo tranquilli con le nostre famiglie quando prendiamo 3 gol, quindi
Bisogna sapere questo, magari ci sono anche i miei compagni di squadra che non mangiano, quindi bisogna sapere questo. Sì. La togliere degli altri avversari, ma secondo te che cos'è che ha fatto un po' cadere quell'imponenza e quella sicurezza che forse Pescara ha messo in luce sia con il Bologna nel secondo tempo? Ma questo è difficile dirlo, cioè questo è difficile comunque analizzarlo, perché sapendo ci toglieremo tanti pensieri e tanti problemi, però io secondo me noi abbiamo pagato in tanti giorni l'importanza della partita, che comunque non è un alibi assolutamente, però è una mia analisi, è un mio pensiero. Poi è normale, noi sapevamo che potendo fare risultati importanti, quindi un risultato pieno, poter portare a casa un punto, avremmo realizzato qualcosa di importantissimo, soprattutto per i nostri tifosi, perché noi, posso assicurarti, perché noi l'abbiamo detto prima negli spogliatoi, prima di entrare in campo, noi era una partita troppo importante soprattutto per la piazza, per la squadra, per la città, quindi io personalmente, come tutta la squadra, a fine partita ero rammaricato più per i tifosi che per il risultato, perché comunque sapevamo che avendo fatto 7 punti in 3 partite avevamo, diciamo, un bonus, però questa era una partita che sapevamo l'importanza soprattutto per i tifosi. Giuseppe, forse ci si sta più concentrando sulla sconfitta in sé e non sul come è mandata, sì. Perché da parte della piazza non è tanto in discussione il fatto che si possa ovviamente, certo, perdere con una squadra come la Lazio, ma sul modo nel quale è arrivata questa sconfitta, perché la squadra è sembrata poco grintosa, con poco mordente. La consapevolezza nei propri mezzi, la capacità di capire che questa squadra può stare in Serie A perché è in grado di stare in Serie A, come la si acquista? Se un mini ciclo positivo di 7 punti in 7 giorni non ha fatto colmare questo gap mentale alla squadra, come ci si arriva ad avere psicologicamente consapevolezza di se stessi e andare anche a perdere contro una grande squadra, ma perdere in un altro modo? Certo, questo è giusto, cioè alla fine noi sappiamo benissimo che non abbiamo perso 1-0 al 90esimo, noi abbiamo perso 3-0 in un modo bruttissimo, lo sappiamo benissimo, però è anche vero che noi eravamo consapevoli che quei 7 punti in 7 giorni non significava fine delle nostre sofferenze da qui al 30, non so, al 19 maggio, non so quando finisca il campionato, quindi sappiamo benissimo che è finito un ciclo, un mini ciclo, e che comunque noi potevamo, qualsiasi persona, io personalmente potevo pensare che la Lazio giocando in Europa League poteva venire a Pescara stanco, invece non è così, ma nessuno può pensarlo, perché comunque la Serie A ti porta sempre a concetti nuovi e a cose nuove, perché non si può pensare che contro la Lazio dopo un mini ciclo di 7 punti in 7 giorni è finita la crisi, perché prima dei 7 punti in 7 giorni si parlava di un Pescara in crisi. Però è normale, bisogna guardare avanti. Adesso come è maturata la sconfitta è l'esame che noi dobbiamo farci, perché noi sappiamo benissimo che non abbiamo perso, come ti dicevo prima, al 90esimo, abbiamo perso 3-0 al 25esimo, quindi siamo consapevoli delle nostre mancanze, sappiamo benissimo che dobbiamo lavorare e sappiamo benissimo che cosa ci chiede qui la piazza, perché oltre a è una piazza da palato fino, però è anche vero che è una piazza molto da battaglia, una piazza dove gli piace vedere la maglia sudata, noi lo sappiamo, io che sono appena arrivato da un mese so benissimo cosa interessa a questa piazza, quindi bisogna rimboccarsi le maniche e comunque cercare di far dimenticare come è avvenuto noi personalmente ai tifosi il risultato negativo. Beppe, dopo 7 giornate, soprattutto mi interessa il tuo punto di vista perché sei uno dei più esperti del gruppo nella categoria, dopo 7 giornate qual è la dimensione del Pescara secondo te? Cioè, conoscendo anche il tuo Cesena, che sia quello dell'anno scorso sia il primo che è stato molto più brillante, insomma, dalle tue esperienze personali, che dimensione ha questa squadra? Cioè, che ruolo può avere in questo campionato? È una squadra che può salvarsi magari all'ultimo minuto dell'ultima giornata? Poi anche una squadra che, messa in un certo modo, acquistando una certa consapevolezza, valorizzando i propri talenti, può fare un campionato
senza grosse tabelle, cioè, insomma, più. Ma noi, secondo me, noi abbiamo due modi di poter esaminare il no, secondo, da, se mio, dal mio parere il nostro campionato. Se noi, allora, io ritengo che i nostri giovani abbiano un talento innato, cioè per me Caprari, io penso che sia il giovane, faccio un nome perché lo penso realmente, sia il giovane più forte che abbia mai giocato. Io si parla di un 93, penso, quindi un 19enne, io penso che abbia un talento innato, un talento immenso, però è anche vero che deve capire, deve acquisire quella forza di poter capire, di poter pensare che lui ci può stare tranquillamente in Serie A. E dal momento che lui e i vari Vukušić, Selic, lo stesso Vladimir, che comunque adesso ha fatto Weiss, ha fatto due gol in due partite, però prima di allora era abbastanza discontinuo. Capendo queste situazioni qui sarebbe tutto più facile. Al contrario firmerei per una salvezza al 90° della 38ª giornata. Quindi sappiamo benissimo che abbiamo tante incognite, però è anche vero che abbiamo tante certezze, quindi è un po' sempre il solito discorso del bicchiere mezzo pieno, quindi abbiamo tante incognite per quel che riguarda magari i giovani che devono capire che se non sono in Serie A di passaggio, ma che possono rimanerci per tanti tanti anni, quindi possono fare la storia di questa squadra e possono assolutamente aspirare anche a squadre più importanti e anche alla nazionale maggiore. Sappiamo che dall'inizio, insomma, che una squadra tutta un po' riformata e anche con la maggior parte di giovani, come ne parliamo continuamente, non sia sempre semplice, insomma, trovare degli equilibri e comunque aspettare, cioè bisogna anche di tempo per formarli, poi sono tutti stranieri per sì. La loro crescita. Un appunto che è stato fatto anche nell'ultima partita, ora perché vabbè siamo comunque analizzando anche il fatto della sconfitta della Lazio, è che forse i giovani sono stati ok un po' in balia della Lazio, ma quelli con più esperienza non sono stati uguale, certo, esatto. No, ma assolutamente noi sappiamo. Questo perché voi abituati comunque alla Serie A, certo. Già ad avversari del genere. Ma a volte sai, è anche vero che quando si sbaglia una partita, cioè non. Uno non va a scegliere quale partita vuole sbagliare, perché a volte capita anche che tu sbagli la partita e la squadra avversaria è perfetta, un po' come è successo domenica. È vero, magari io penso sempre che comunque in una famiglia, se un figlio cresce in un certo modo, la colpa è del padre o il merito è del padre, e se noi siamo quelli un po' più, diciamo, i più vecchiotti del gruppo, sicuramente noi potevamo fare qualcosina in più. È fuori discussione. Io penso sempre che comunque noi dobbiamo, io personalmente ho sempre tutelato i giovani, quindi per me se c'è da fare una critica a un giovane preferisco che la sia fatta a me, quindi assolutamente. Però è normale che potevamo fare qualcosina in più noi per primi, però ormai è andata così e sono assolutamente d'accordo con quello che dicevi tu.